È andato avanti 2 settimane il braccio di ferro tra sindacati ed amministrazioni comunali di Cento, Bondeno, Terre del Reno, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda e Iolanda di Savoia. I 6 sindaci hanno annunciato la riapertura di nidi e materne da lunedì prossimo, senza però mai avviare il confronto con le organizzazioni sindacali. L'accordo quadro col Ministero della Pubblica Amministrazione per il contrasto dell'epidemia di Covid-19 prevede l'obbligo per i comuni di condividere coi sindacati un protocollo sanitario e organizzativo, una procedura del tutto ignorata dai 6 comuni ferraresi. Su richiesta dei sindacati è intervenuto il prefetto di Ferrara Michele Campanaro, che ha chiesto ai sindaci di assicurare le massime condizioni di sicurezza e di aprire il confronto sui protocolli. È fondamentale che le misure siano messe in atto e verificate e riscontrate, anzitutto attraverso il confronto con le parti sociali e poi successivamente eventualmente anche attraverso le verifiche. In un primo tempo i sindaci hanno minimizzato, accusando di allarmismo i sindacati, poi nella mattinata è arrivata la retromarcia. La presidente della provincia, Barbara Paron, che è anche prima cittadina di Vigarano, ha riconosciuto a nome dei 6 sindaci coinvolti la necessità di procedere al confronto immediato coi sindacati fino alla firma dei protocolli.